Eccoci qui con la quarta stagione di Demon Slayer, l'allenamento dei pilastri. Ho letto un po' in giro che in questa stagione succederanno poche cose. È più una preparazione per l'arco finale, tant'è che sarà composta da pochi episodi, 6 o 8, non si sa. A sto punto potevano far uscire tutto insieme l'anno prossimo. Spero che non abbiano allungato la storia con robe inutili. E soprattutto spero che non prendano la stessa via che hanno preso quei figli di Troia con Attack on Titan, dove tocca aspettare 10 anni per vedere un cazzo di finale. Speriamo che non succedano nessuna delle due cose. E quindi questa quarta stagione di Demon Slayer inizia con Sanemi e Obanai, due pilastri che sono stati chiamati da sti due in quanto stanno sparendo persone in un villaggio lì vicino e vengono portate all'interno di questo castello abbandonato. Infatti notano un demone che sta rapendo una signorina, lo inseguono e una volta dentro al castello sono circondati da tantissimi demoni. Uno di loro attacca una merdina della squadra ammazzademoni ma viene brutalmente ucciso da Obanai e iniziano a menarsi tutti quanti. Dopo 3 secondi i pilastri vincono senza nemmeno una gocciolina di sudore e i due pilastri si rendono conto che questi due sono solo una rottura di coglioni tenerli appresso e quindi continueranno da soli. Sentono urlare la signorina. Davanti a loro si presentano una 50ina di demoni e Sanemi va con la respirazione del vento, secondo kata, e ne decapita una buona parte. Alle sue spalle compare Obanai che va con il 5º kata della respirazione del serpente e decapita tutti gli altri. Inseguono il demone, escono fuori al castello e su di esso si stanno arrampicando un'altra 50ina di demoni. Ma quanti cazzo ce ne sono? Cos'è sto castello? Il castello dell'infinito, o infinito, non lo so come si chiama, nel quale due pilastri dopo aver massacrato tutti i demoni si buttano dentro. La stessa scena della scorsa stagione con Akaza, ma non fanno quel viaggio nauseante perché questo gli chiude la porta in faccia. Il castello sparisce improvvisamente, una stregoneria malefica, e si passa alla villa delle farfalle, dove Shinobu ci fa un piccolo riassunto della stagione precedente. Hanno battuto due lune crescenti e questa stronza di Nezuko si è messa a parlare all'improvviso. La doppiatrice avrà finalmente uno stipendio. E cosa più importante, è l'unico demone che sopravvive alla luce del sole, e per questo motivo Muzan le darà la caccia. Per quanto riguarda il villaggio dei forgiatori di spade, è stato completamente distrutto e si sono spostati in un villaggio che era stato costruito apposta in caso di bisogno. Questa parte viene raccontata dal grande e utilissimo Goto a Tanjiro, quest'ultimo che è stato in coma. Ad ogni inizio stagione questo sta sempre in coma, ma questa volta c'è stato solo una settimana. Intanto i pilastri si sono tutti quanti riuniti, l'uomo roccia sta piangendo, Mitsuri innamorata di Obanai e Sanemi vuole andare a menare una luna crescente. Ce ne fosse uno normale tra questi. E la riunione verrà condotta da Mane, quella che ha salvato Muichiro, in quanto il capofamiglia sta male. Sta Mane. Comunque da 3 stagioni che deve schiattare questo. Vediamo se adesso è la volta buona. Amane, dopo aver detto ai pilastri di proteggere Nezuko in quanto l'obiettivo di Muzan è proprio lei, chiede a Mitsuri e Muichiro come abbiano fatto a sconfiggere le due lune crescenti. O meglio, sa come hanno fatto ad ucciderle, ovvero attraverso l'apparizione di questi marchi, ma non sa bene che cosa sono. Le uniche informazioni sono solo che i marchi sono apparsi molto tempo fa, solamente agli utilizzatori della respirazione originale, e che quando esce ad uno spadaccino ammazza demoni, allora anche a quelli intorno a lui esce. Cos'è? Un virus? Il Covid? Il paziente zero è Tanjiro, ma questo non ha la minima idea di come sia apparso e quindi chiede a Mitsuri e Muichiro come abbiano fatto. Mitsuri è proprio rincoglionita, non ho altre parole per descriverla. Invece Muichiro racconta che il marchio è apparso dopo che gli sono ritornati i ricordi della sua meravigliosa e per niente traumatica infanzia, e soprattutto aveva il battito cardiaco superiore a 200 e la febbre a 39, quindi crede che siano proprio quelle le condizioni che fanno apparire il marchio. In pratica devono trovarsi in punto di morte e la riunione si conclude con questi che devono fare un allenamento per far apparire sto cazzo di marchio. Tutti si devono allenare ma Tomioka decide di farsi i cazzi suoi dicendo che è diverso da loro e se ne va. Ma non puoi fare quello che ti pare. Sanemi si incazza e l'uomo roccia si mette a piangere e attraverso i suoi poteri li blocca. Potentissimo. Comunque questo primo episodio è un po' una rottura di coglioni rispetto a come era iniziata la stagione scorsa. Non sta succedendo nulla. E a proposito di rotture di coglioni, appare Zenitsu, che sul suo tragitto incontra prima le 3 bimbette e poi incontra Nezuko che parla. Ma su quella montagna non poteva arrivare un cazzo di mammut glaciale che ti tagliava la carotide con le sue fauci in modo che non potevo sentire più la tua voce di merda? Poi in giapponese è 10.000 volte più fastidioso questo. Aiuto. E dopo questo irritante teatrino Nezuko lo chiama Inosuke. Haha, godo. Questo perché lo stesso Inosuke gli ha fatto il lavaggio del cervello in modo che imparasse il suo nome. A far visita a Tanjiro arriva Ganezuka e sta camminando come se avesse le chiappe chiuse per trattenere un merdone gigante. Boh. E gli ha forgiato un'ennesima spada. No, in realtà è la spada antichissima che hanno trovato nel bambolotto di Yorishi nella scorsa stagione. Lui l'ha trovata e lui se la tiene. Dovrebbe essere un pezzo da museo, ma vabbè. E non si sa nulla su questa spada, se non che su di essa è incisa la parola distruggere, scritta che nella scorsa stagione non c'era perché era ancora arrugginita. Ganezuka doveva ancora completare l'affilatura e per questo è incazzato con Tanjiro.
saremo tutto sere. Come al solito, prima o poi gli piglia l'infarto. Successivamente se ne va per trovare finalmente un bagno pubblico nel quale liberarsi e fare la cagata del secolo. In tutto questo Genya stava nel letto lì accanto e come sempre non ne può più di ascoltare tutto sto bordello. Sfortunatamente per lui arriva Inosuke, spaccando una finestra. Giustamente le porte mica sono fatte per entrare in una stanza, stanno lì solo per arredo. Intanto i pilastri decidono che l'allenamento inizierà tra 3 giorni e anche Zenitsu dovrà partecipare. Ovviamente si lamenta. Magari ti spacchi i denti e diventi come mia nonna Concettina che se si leva la dentiera sembra un mostro lovecraftiano. Ma Tanjiro lo rialza di morale dicendo che anche grazie a lui che ha sconfitto Antengu. E questo se ne va felice saltellando. Magari inciampi. Si passa a Tengen, sempre più scargiante. Questo è chiavabile pure senza un occhio e una mano. E sta allenando un gruppo della squadra ammazzademoni che a loro volta si devono allenare con i pilastri. Li sta preparando. Ehi, un culo che pari un quintale e mezzo di chewing gum masticato, te ne rendi conto, palla di lardo? Ma tu ci sei nato sotto forma di viscido sacco di merda, palla di lardo? O ci hai studiato per diventarlo? Scommetto che se ci fosse una bella fica lassù ci arriveresti come in cima all'ostacolo. Sono presenti anche le sue 3 mogli, ma le tettone di ste 3 sono cresciute ancora di più. Incredibile. Inoltre Tengen spiega come si svolgerà l'allenamento con i pilastri. Mushiro gli insegnerà ad essere rapidi e silenziosi. Mitsuri li farà diventare flessibili. Iguro gli insegnerà ad utilizzare una spada. Sanemi li picchierà sangue, o meglio metterà alla prova i loro limiti. E l'uomo roccia potenzierà i loro muscoli. Così anche i pilastri si scontreranno ripetutamente contro i vari cacciatori di demoni in modo che il marchio possa apparire. In pratica questi verranno utilizzati come sacchi da box. Infatti Sanemi li massacra tutti. Mitsuri invece non si sa cosa stia facendo. Sta aumentando la flessibilità anale degli ammazzademoni. Non si capisce. Anche Iguro li sta riempendo di mazzate. L'unico è Muichiro che gli sta insegnando veramente qualcosa, senza umiliarli. L'uomo roccia invece li mette sotto una cascata per renderli più forti. Ma questi muoiono. Il fiume trascina i loro corpi esanimi. Li ha uccisi tutti. E piange. Cosa piangi? Sei un assassino. Intanto un corvo va da Tanjiro. Dopo avergli rotto il cranio a gratis, gli dà una lettera del capofamiglia, dove c'è scritto che Tomioka non parteciperà all'allenamento dei pilastri. Non capisco il perché Tanjiro lo doveva sapere, ma vabbè. E si passa proprio al capofamiglia, che sta lì tutto imbalsamato. Questo ringrazia Mane per tutto quello che ha fatto e schiatta. No, è ancora vivo, forse. Infine si va alla villa di Tamayo, che è nascosta da tutte magie. E proprio Tamayo, alla fine della scorsa stagione, ha trovato la cura alla demonite. E per questo motivo gli fa visita un corvo che gli chiede di collaborare insieme a Shinobu per studiare Netsuko e così unire le forze per sconfiggere Muzan. E così si conclude il primo episodio della 4ª stagione. Con la opening. Che mi fa cagare pure questa, le prime 2 erano molto più fighe.